Ok, allora siamo in diretta, mi dicono, io sono Giovanni Bocciartieri, sono il direttore del Dipartimento di SCUI e protettore della didattica, e abbiamo organizzato insieme al Festival Scenari che si terrà a Pesaro in questo fine settimana una serie di incontri che in qualche maniera fanno un po' da prequel al festival. Abbiamo uno oggi e uno domani sui temi della comunicazione della politica e della geopolitica. Qui con me c'è il professor Manolo Farci, che è professore di questa classe di scienza della comunicazione del primo anno, e abbiamo il nostro ospite in video, che ringrazio, che è Marco da Milano. Ciao Marco, benvenuto. Buongiorno. Porto ovviamente i saluti anche a nome del rettore, che tiene molto questo tipo di iniziativa, ma oggi era impegnato in altre vicende organizzative, così dicono sempre i rettori, quindi io lo riporto. E questa cosa che abbiamo fatto quest'anno, e che è una cosa di cui siamo molto molto contenti, è una collaborazione con il quotidiano Domani, che è un giovane quotidiano, insomma, nato da qualche anno, e in particolare Marco da Milano segue un mensile, che è il mensile Politica, che è un supplemento al Domani, così come Scenari, che è un altro tipo di supplemento. Allora, Marco da Milano non avrei bisogno di presentazioni, ma lo facciamo perché abbiamo una classe ovviamente da una parte molto giovane, e abbiamo le persone in streaming, perché poi come dire, è polite partire così. Marco da Milano è un giornalista, è una delle firme più autorevoli sulla dimensione della comunicazione politica, e non solo a mio parere. In particolare è un presentatore e conduttore del Il Cavallo e la Torre su Rai 3, che è in onda già da un po' di tempo, ed è editorialista del Domani, per cui cura ogni mese appunto il supplemento Politica. È stato il direttore dell'Espresso, insomma è un lungo cursus honorum, fra cui anche la partecipazione a Propaganda Live, ma insomma come dire, è un esperto anche dei meccanismi televisivi, della politica, di tutto quello che c'è e si muove attorno alla comunicazione politica, veramente a 360 gradi. Quindi grazie Marco. Noi volevamo fare una chiacchierata con te, ovviamente anche con i ragazzi e le ragazze della classe, quindi se ci sono domande potete alzare le mani e intervenire, in qualche maniera il microfono, poi riportiamo le domande. Però io partirei subito da te Marco, chiedendoti di farci un quadro. Sono ragazzi e ragazze che studiano scienze della comunicazione, sono al primo anno quest'anno, il nostro target, il nostro pubblico è quello degli studenti in particolare, e credo che il loro interesse per la dimensione della politica passi attraverso la comunicazione anche, oltre che per un eventuale e potenziale passione per la politica, ma non farei alzare le mani per evitare di vedere tracolli, diciamo, sui comportamenti di voto, cose che vediamo, diciamo, normalmente. C'è questo scollamento, no, fra la componente dei giovani e il voto, e invece l'attività politica che nella vita di ognuno di voi fate quotidianamente, su temi anche in maniera indiretta. Però partirei proprio da te, chiedendoci di farci un quadro secondo te sullo stato, la temperatura della comunicazione politica in Italia, e magari anche per quanto riguarda i giovani. Allora, grazie Giovanni di questa introduzione, grazie a voi di questa occasione, di questa mattinata di confronto, e spero che ci sia la possibilità appunto di interloquire anche a distanza. E quindi io nella mia introduzione vorrei essere molto breve, cercando di fare un punto su quello che sta succedendo, insomma, che cambia un pochino le prospettive di analisi che abbiamo fatto a volte anche insieme negli ultimi anni, perché intanto dico una cosa di contesto che non c'entra con la comunicazione e la politica in Italia. Però appunto questa conversazione questa mattina si inserisce nella giornata, nelle giornate di Pesaro di sabato e domenica, in cui si parlerà di geopolitica con Scenari, che è un altro inserto del Domani appunto dedicato alla geopolitica, e che è nato esattamente un anno fa, nei giorni in cui cominciava l'invasione in Ucraina. Non possiamo quindi non tener conto di questo contesto, su cui spendo solo poche parole, perché
non è il mio campo d'azione prioritario, però certamente mi colpiscono due cose. Uno, Zelensky, il presidente ucraino, l'altro giorno ha fatto una sorta di intervista collettiva alle principali testate italiane, Corriere della Sera, Repubblica e TG1. E ha detto la guerra della comunicazione è il primo capitolo della guerra. Mi ha colpito perché, visto che da quelle parti, da quasi un anno appunto, la guerra non è una metafora, come spesso siamo abituati a fare parlando comunicativamente, lo scontro, la guerra, i vincitori, i vinti. Invece stiamo parlando di una guerra che ha riproposto e ripropone due dimensioni che anche comunicativamente il virtuale e il digitale sembravano aver eliminato, cioè lo spazio e il tempo. Lo spazio perché è una guerra combattuta casa per casa, quartiere per quartiere, con delle dinamiche che sono del XXI secolo, ma anche del XIX, sono dinamiche che riportano i confini, la lenta avanzata, le condizioni climatiche, l'inverno, l'estate, e quindi riportano gli scarponi sul terreno, come si dice. E accanto il tempo, perché quando esattamente un anno fa Putin ha fatto un lungo discorso, fotocopia di quello di ieri per certi versi, ma un lungo discorso televisivo, quindi un evento comunicativo rispetto al suo popolo, dovendo rivendicare l'inizio di quella che lui continua a definire operazione speciale, ha inserito un passato di lungo periodo, cioè non solo il 1917, la rivoluzione d'ottobre, la rivoluzione sovietica, ma l'anno 1000 in cui affonda quello che secondo lui è il destino dell'Ucraina, cioè essere parte della Russia, anzi essere la culla della Russia. Quindi la non accettazione dell'idea stessa che l'Ucraina intera, non solo le province all'epoca contese, possa essere qualcosa di diverso da un territorio della Russia. Ma Zelensky, appunto, quindi fatta questa premessa, Zelensky però dice che la guerra si combatte principalmente con la comunicazione. Noi sappiamo che la comunicazione in guerra è propaganda bellica, segnare le avanzate, ignorare le ritirate, le cadute, la contabilità dei morti e dei feriti è precaria, di fatto non ne conosciamo l'entità e soprattutto quello che abbiamo visto ieri, mettendo insieme i discorsi dei due capi delle superpotenze, cioè Biden e Putin, che hanno parlato nella stessa giornata, e diciamo così, a pochi chilometri di distanza rispetto al solito, perché Biden parlava a Varsavia, oggi Repubblica ha titolato Discorsi di guerra. E sono una comunicazione che ha tutto un apparato diverso da quello che noi intendiamo quando parliamo appunto di comunicazione politica. È un apparato imponente, che non si consuma con la velocità, l'agilità comunicativa, sono discorsi lunghi che devono segnare una solennità del momento e servono a motivare il campo. E allora,
Lo dico come contesto perché indubbiamente se la guerra in Ucraina è uno spartiacque, lo è anche nella comunicazione politica. E vedremo poi quali sono le conseguenze che possono arrivare nelle nostre società, ma sicuramente non saranno conseguenze piccole e di breve durata. Se pensiamo soltanto al fatto che sia la prima sia la seconda guerra mondiale nel Novecento hanno stabilito la nascita della società di massa, che è lo sfondo dei mass media. Se non ci fosse stata la mobilitazione di massa della prima guerra mondiale, la nazionalizzazione delle masse. Degli anni 30 in senso totalitario nella Germania e anche nell'Italia nazista e fascista, ma anche in senso democratico negli Stati Uniti del post 1929, Roosevelt, i discorsi del Caminetto, i suoi discorsi alla radio, insomma, la nascita della civiltà, delle società di massa. Sia nel senso totalitario, autoritario, sia nel senso democratico, portano a una svolta comunicativa che peraltro poi trova i mezzi di espressione, prima la radio, la televisione, la grande stampa e così via. E quindi il primo punto interrogativo, ovviamente, è chiedersi cosa sarà, ma questi sono fenomeni di più lungo periodo, ma visto che stiamo parlando di scenari, geopolitica, in chiave comunicativa, mi sembra che almeno come punto di riflessione vada messo sul tavolo. La comunicazione in Italia, io vi propongo questo spunto. Io penso che siamo alla fine di un periodo abbastanza lungo nella vita media di una persona, almeno un decennio o forse qualcosina di più, e siamo quindi poi all'inizio di qualcosa di nuovo. Negli ultimi 10 anni, diciamo io direi dal 2011 in poi, cito il 2011 perché è la data in cui tramonta il berlusconismo, inteso come leader assoluto che governava il primo partito italiano e anche il governo nazionale, quando Berlusconi esce da Palazzo Chigi e lascia il campo al premier tecnico Mario Monti. Il sistema politico italiano entra in una situazione di terremoto continuo, direi, perché fibrillazione mi sembra una parola troppo debole, in cui ogni elezione, ogni votazione è caratterizzata da continui colpi di scena, spostamenti di milioni di elettori da una parte all'altra, da un partito all'altro, laddove sia la Prima Repubblica, la cosiddetta Prima Repubblica, aveva una vischiosità incredibile con un sistema elettorale proporzionale, ma anche la Seconda Repubblica del bipolarismo aveva dei rapporti di forza più o meno fotografati, diciamo, dalle elezioni del 2006, in cui l'Unione guidata da Romano Prodi e il centrodestra guidato da Silvio Berlusconi avevano fatto il pieno, cioè in mezzo non c'era niente, non c'erano partiti che non erano né di qua né di là, mentre invece in tutte le altre elezioni ci sono stati partiti che si rifiutavano di schierarsi con l'uno o con l'altro polo. Ad esempio, 2008, con un'elezione molto polarizzata, Berlusconi contro Veltroni, il PDL alla sua prima apparizione in scena, contro il PD alla sua prima apparizione in scena sulla scheda elettorale, ma ad esempio l'UDC di Casini non partecipava a nessuno dei due schieramenti, e così altri partiti più piccoli, che peraltro non raggiunsero il quorum del 4%, Bertinotti a sinistra, la Santanchè a destra, ma diciamo invece il 2006 i due poli si
si confrontarono e vinse il centrosinistra alla Camera per un soffio per 24.000 voti. Quindi è una situazione in cui con pochi spostamenti di poche migliaia, poche decine di migliaia di elettori si raggiungeva il risultato. Mentre quello che succede dal 2011 in poi, è una situazione di totale imprevedibilità e volatilità dell'elettorato. Tutto questo, ha consegnato alla comunicazione una centralità assoluta, una centralità assoluta non soltanto in termini elettorali, ma prima che in termini elettorali, in termini di costruzione delle leadership e di costruzione dei soggetti politici. Di fatto l'Italia continua a occupare un record assoluto, è l'unico paese del mondo, non solo di democrazie occidentali, ma così considerato nel complesso, è l'unico paese nel mondo dove nel giro di 20 anni ci sono stati due partiti che sono nati, uno come emanazione diretta del modello della TV commerciale, Forza Italia nel 1994, e uno come emanazione diretta della rete, il Movimento 5 Stelle, che formalmente è nato nel 2009, il 4 ottobre, il giorno di San Francesco, ma in realtà aveva già fatto qualche esperimento anche elettorale con i meetup, gli amici di Beppe Grillo, negli anni precedenti, quando Beppe Grillo era un blog, era il blog di Beppe Grillo, curato dalla Casaleggio Associati. E quando dico diretta emanazione, non entro neanche nel merito del fatto che Berlusconi vinceva perché le TV private facevano propaganda per lui. Dico diretta emanazione nel senso che mentre in tutto il resto del mondo la politica usa questi strumenti, usa la televisione, usava gli spot, e poi ha usato la rete, e poi i social, in Italia non li ha usati, si è identificato con questi strumenti, che è tutto un altro paio di maniche, soprattutto nello stato nascente, il Movimento 5 Stelle, che è la stessa cosa della Casaleggio e della piattaforma Rousseau. Non usa la piattaforma Rousseau come avviene oggi, che si sta trasformando in un partito non diverso dagli altri, e che usa una piattaforma, non più la Casaleggio, per fare le sue consultazioni interne, ma appunto per un lungo periodo si è identificata. Allora noi abbiamo avuto insieme diverse, diciamo, anomalie, ma non sono tanto anomalie rispetto a una storia politica italiana molto, molto complessa, e che avevano una ricaduta direttamente comunicativa. La prima anomalia, appunto, è una volatilità dell'elettorato che non ha paragoni nel resto di Europa. Forse qualcosa del genere si è sviluppato in Francia negli ultimi anni, dal 2017 in poi, ma soltanto in virtù di un sistema elettorale diverso, cioè il semipresidenzialismo con il doppio turno. Mentre in tutti gli altri paesi i laburisti sono i laburisti, i conservatori sono i conservatori, i democristiani tedeschi sono i democristiani tedeschi, i socialdemocratici, sono partiti che hanno alle spalle più di un secolo di storia, non hanno mai cambiato nome, non hanno mai messo il nome del loro leader nel simbolo, non hanno mai fatto nessuna operazione comunicativa che non fosse all'interno del perimetro stabilito, diciamo, da sempre del loro sistema politico. Mentre noi abbiamo avuto negli ultimi anni, negli ultimi 10-15 anni, la convivenza di una volatilità estrema dell'elettorato e la presenza di partiti e di leadership che non hanno usato semplicemente la comunicazione, ma si sono identificati con la comunicazione, che veniva ed è venuta prima di altre caratteristiche tipiche del partito politico,
cioè l'organizzazione, la selezione della classe dirigente, la scelta delle leadership e così via. Tutto questo ha trasformato intanto, diciamo così, la politica italiana in uno straordinario romanzo a puntate, quasi un fogliettone, che così è stato raccontato e che così abbiamo raccontato. Io, appunto, se vado all'indietro con la memoria, in questi 10 anni, proprio, guardate, se dobbiamo dare una data precisa, è proprio 10 anni fa, il 25 febbraio 2013, sono le elezioni. Questa storia ha un punto di partenza. Sono quelle elezioni in cui alle 3 del pomeriggio del lunedì 26 febbraio escono i primi exit poll, e gli exit poll, diciamo schematicamente, direi pigramente, assegnano la vittoria al centro-sinistra guidato da Pierluigi Bersani e la sconfitta al centro-destra. Quando mezz'ora dopo arriva la prima proiezione, la prima proiezione, quindi sui voti veri, dice che invece il primo partito italiano è il Movimento 5 Stelle, che alle elezioni precedenti aveva preso 0 voti, non si era presentato, anzi neanche esisteva, e invece alle elezioni del 25-26 febbraio raccoglie 8 milioni di voti e il 25% dei consensi, il primo partito italiano. Da lì comincia, e quindi è una data precisa, 10 anni fa, anticipata anche in quel caso da fenomeni comunicativi. Ricordo l'ultima giornata della campagna elettorale. Bersani, che era dato per sicuro vincitore, promuove un'iniziativa in un teatro romano noto per essere un po' il tempio dei fratelli Guzzanti, di Matteo Torre e di Valerio Mastandrea, cioè Lambra Iovinelli, un teatro prestigioso, ma piccolo, a pochi passi dalla stazione e a pochi passi da piazza San Giovanni in Laterano, cioè la piazza per eccellenza delle grandi manifestazioni sindacali, del concerto del 1º maggio, dei funerali di Togliatti e di Berlinguer, insomma il luogo storico della sinistra, dove invece c'è il comizio finale di Beppe Grillo per il Movimento 5 Stelle. E chi di noi ha partecipato quel pomeriggio va prima nel teatro e vede un teatro, sì, pieno, ma pieno di volti molto noti, giri l'angolo e comincia a vedere una fiumana di gente che poi porta a Piazza San Giovanni in Laterano, strapiena. Una piazza che smentisce l'assunto storico piazze piene, urne vuote, perché in quel caso la piazza piena annuncia le urne piene di un fenomeno. Ci siamo confrontati proprio anche a Urbino nell'autunno di quell'anno con Ilvo Diamanti, Mauro Calise, a proposito di cosa stava succedendo sul sistema politico. È un fenomeno, il Movimento 5 Stelle, che i sondaggisti non erano riusciti a intercettare, avevano intercettato, era come, io ho detto prima, un terremoto, e lo dico queste parole sempre con molta attenzione, perché poi ci sono i terremoti veri e le tragedie, le catastrofi reali come quella in Turchia e in Siria di queste settimane. Ma se il sondaggio è un sismografo, a un certo punto l'ago era letteralmente impazzito, quindi i sondaggi avevano intercettato una scossa che arrivava dall'elettorato in direzione del Movimento 5 Stelle, ma non riuscivano a stabilire dove la scossa si sarebbe fermata, e la scossa si fermò a un quarto dell'elettorato. Da lì parte un altro fenomeno che è politico, ma al tempo stesso comunicativo, che si chiama Matteo Renzi, che è figlio di un crack politico, cioè la non vittoria del Partito Democratico di Bersani, che poi provoca una serie di conseguenze a catena e alla fine le dimissioni di Bersani, e
Matteo Renzi, prima ancora che essere il segretario del PD e nel giro di poche settimane diventa anche presidente del Consiglio, nel 2014, nel febbraio del 2014, è anche a sua volta un evento comunicativo. La Leopolda è un evento comunicativo, la sua presenza sui social è un evento comunicativo, la comunicazione è lo strumento con cui Matteo Renzi costruisce la sua leadership, e quindi tutti gli esperti di comunicazione studiano il suo approccio con i social. In quel momento, Twitter è certamente il social privilegiato. Io ricordo, diciamo pure lo scandalo che fece, nel senso dello sconcerto, ma anche la rottura con la tradizione, quando Matteo Renzi è a colloquio con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per presentargli la lista dei ministri. È un colloquio che va avanti molto a lungo, in modo irrituale, fin troppo lungo, e a un certo punto, a tutti noi che siamo fuori dall'altra parte della vetrata, come si dice in gergo, nello studio del presidente della Repubblica c'è poi la sala stampa attrezzata con le telecamere dall'altra parte della porta. Ma in realtà arriva contemporaneamente a tutti i suoi followers, in quel momento sono già a 1 milione, arriva un tweet con due parole: arrivo, arrivo. Ed è un tweet che fa epoca, perché è l'annuncio che il governo si è fatto, che non viene stabilito con un comunicato stampa, con una dichiarazione ai telegiornali, con un'intervista a un grande quotidiano, ma arrivo, arrivo, e arrivo, arrivo significa il governo è fatto e io lo dico a tutti, e lo dico a tutti in modo disintermediato, che è la vera parola chiave di questo decennio. Movimento 5 Stelle, Matteo Renzi e altri fenomeni successivi sono fenomeni di disintermediazione che usano la comunicazione come strumento privilegiato. Arriviamo a oggi e concludo questo primo intervento, perché io oggi ho l'impressione invece che ci sia una fase in cui, dopo un decennio di terremoti elettorali, pensate al 40% di Matteo Renzi nel 2014, il 32% del Movimento 5 Stelle, di Luigi Di Maio nel 2018, il 34% di Matteo Salvini della Lega alle elezioni europee nel 2019, fino ad arrivare al 26% di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, nel 2022. In questo momento io vedo, causa anche la guerra, quindi quello da cui sono partito, vedo un momento in cui la comunicazione politica ha un momento di stallo, con alcuni indicatori. L'audience dei programmi televisivi che si occupano principalmente di politica è in calo, la vendita dei giornali, ma questo per motivi strutturali e non soltanto legati a una fase contingente, è in picchiata. È impicchiata la partecipazione politica. Se Giovanni lo diceva all'inizio, se noi prendessimo come unico indicatore la partecipazione elettorale, sappiamo che nel 2022 ha votato il 67%, il minimo storico. Sappiamo anche che alle ultime elezioni regionali, nelle due principali regioni italiane, ha votato il 41% in Lombardia e addirittura il 37,2% nel Lazio, cioè il minimo storico di tutte le elezioni regionali. Questo impone una riflessione, cioè la domanda che dobbiamo farci è se sia in qualche modo finito quel decennio in cui l'Italia è stato un laboratorio politico, è un laboratorio politico principalmente di comunicazione politica, perché tutta una serie di fenomeni anche mondiali, pensate solo al trumpismo, hanno studiato l'Italia come laboratorio. E se è finita quella fase, se
Se in questo momento partiti, leadership di varia natura hanno bisogno di rifiatare e hanno bisogno di consolidare il loro consenso sulla base di strutture organizzative, territoriali, locali e non soltanto di campagne comunicative. E infine, se tutta questa, questo doping comunicativo al quale abbiamo assistito negli ultimi anni abbia alla fine stancato il pubblico che diserta e lo spazio privilegiato della politica, che è il momento elettorale, mentre invece popola altri momenti di partecipazione e di vita associativa che però non coincide col momento elettorale, soprattutto a livello giovanile, ha stancato sia quindi in termini comunicativi che in termini politici, consegnandoci, diciamo così, urne vuote, ma anche edicole vuote, ma anche social vuoti, ma anche trasmissioni televisive vuote. Vuote di quella materia prima della narrazione, che è stato un grande romanzo, diciamo, popolare, che si è nutrito di Maratone Mentana, di spiegoni, se volete, di faccia a faccia, di confronti, di talk, di risse, che si è chiamata politica. Grazie Marco, perché trovo sempre molto affascinante, diciamo, questo tipo di percorsi che mettono insieme, diciamo, l'evoluzione storica della politica e anche dello scenario geopolitico e la capacità di leggere questo straordinario laboratorio che è stata l'Italia, probabilmente appunto per un decennio sulla comunicazione. E siccome appunto cerchiamo di fare gli scenari, poi chiederò anche a Manolo appunto un contributo in questo senso, mi chiedevo, tu sai quanto io sia interessato, diciamo, in particolare alle trasformazioni che i media digitali hanno prodotto e producono, a quanto sia stato affascinato, diciamo, dal tentativo di scendere su TikTok come ultimo hype durante la campagna elettorale da parte di diversi tipi di politici. E anche delle narrazioni che viene fatto, come dire, esternamente dai media tradizionali, dai giornali, dalle radio, dalle televisioni, di come la comunicazione politica, no, passi in particolare da questo tipo di spazi. Perché ovviamente, come dire, c'è anche una costruzione di questo tipo. Guardavo uno dei video più visti della politica su TikTok, è quello di Berlusconi, che probabilmente qualcuno di voi avrà visto, dove dice TikTok tac. Diciamo, le visualizzazioni di quel video e soprattutto delle parodie di quel video fatto da TikToker, diciamo, di più o meno di peso. Quando parlo di TikToker di peso non parlo neanche di influencer, perché TikTok è un algoritmo per cui voi lo utilizzate. Chi di voi utilizza TikTok? Sulle mani? Ok? Non so se vedi le mani alzate, diciamo, praticamente tutti, quindi non chiederò chi di loro utilizza Twitter per non umiliare i più anziani in sala. Dicevo, quando se pensiamo a TikTok, se pensiamo a TikTok, l'algoritmo ha spinto contenuti della politica che provenivano da persone molto più sconosciute dei leader politici che sono andati lì sopra. Quindi provo a sintetizzare la domanda: da una parte c'è questa crescita di disintermediazione nella politica, cioè di un rapporto diretto fra chi ha dei suoi contenuti politici, forse anche se il soggetto si chiami Ferragni, per dire, cioè chi ha contenuti politici opponga delle questioni politiche. Penso che tutti voi abbiate visto qualcosa della Ferragni e Fedez e del loro spostamento su temi di natura politica, sul femminismo, eccetera, portati in prima serata su Sanremo, diciamo, dal monologo, dai vestiti di Chiara diciamo, dal brano che ha fatto Fedez, o anche come costantemente su Instagram, no? Quindi questi soggetti, o anche micro influencer, ecco, quindi quanto ci siano contenuti politici e quanto ci siano nuovi disintermediatori che magari sono qua seduti, in sala, ma che sono ininfluenti per il dibattito pubblico delle televisioni e dei giornali, che forse non leggono i giornali, non guardano i talk show, che sono un genere
che riguarda cinquantenni probabilmente, e che però in qualche maniera fanno qualcosa della politica, anche se c'è questo scollamento fondamentale poi con il momento del voto, no? Quindi è evidente che la riprova, cioè se noi utilizzassimo il tasso di presenza elettorale dei giovani come un termometro del loro interesse per la politica, potremmo dire molto basso. Ho come sospetto che la politica si sia spostata altrove, ci siano altri soggetti in gioco, e quindi volevo chiedere a te, diciamo, una battuta su come vedi tu questa cosa, perché è evidente che se osserviamo, diciamo, i media più tradizionali, anche l'utilizzo mainstreamizzato di social media, c'è in questo momento un crollo e un collasso totale del sistema, però poi c'è molta vitalità da altre parti, no? E quindi volevo capire da te come la pensavi. Sono totalmente d'accordo con questo, con quello che hai detto. Su TikTok, quando c'è stata la campagna elettorale di settembre, anche io avevo appena cominciato la mia trasmissione e ho ragionato e ironizzato sulla, a dir poco, goffaggine con cui fuori tempo massimo quasi tutti i leader politici hanno aperto il profilo per poi non alimentarlo, peraltro, quindi utilizzandolo come pura vetrina elettorale. Da questo punto di vista certamente Berlusconi mantiene la sua genialità comunicativa e anche, hai detto giustamente, la parodia, perché va anche raccontato ai ragazzi e alle ragazze che quando lui 20 anni fa si inventò una cartellonistica con dei poster 6x3 che riempivano le città, ovviamente questo modo di comunicazione è totalmente sparito. Oggi abbiamo visto i bandoni vuoti, nessuno userebbe più un manifesto di carta per comunicare qualcosa, ma soprattutto, ancora più che i cartelloni in cui c'era il messaggio ufficiale, la parodia dei cartelloni che invece cominciava a dilagare sulla nascente rete, li trasformò in un grande evento di tutti, in cui di fatto a tutti arrivava, se non il meno tasse per tutti, arrivava meno tasse per Totti, che era quello che davvero riempiva i nostri schermi. E quindi quel mondo lì in questo momento è decisamente all'inseguimento, mentre la storia che ho cercato di raccontare ti dice di forme politiche che non erano all'inseguimento, ma anzi erano all'avanguardia. Oggi il mondo della politica ufficiale, tradizionale, e anche il mondo dei media ufficiale, chiamiamolo così, tradizionale, è completamente all'inseguimento, mentre sono d'accordo da altre parti c'è molta vita e nel mondo giovanile c'è moltissima vita. La questione è come tutto questo incrocia delle dinamiche della politica che continuano a essere istituzionali, lente, laddove le caratteristiche sono l'immaterialità, la velocità, l'immediatezza, queste sono le caratteristiche del digitale, mentre noi anziani analogici abbiamo la lentezza, abbiamo la tattilità, dobbiamo toccare quello che, in cui crediamo perché tocchiamo, e poi entrano in forme istituzionali. Ci sono stati dei momenti in cui nell'ultimo periodo queste due dinamiche hanno fatto crash. Uno è ad esempio i referendum sulla cannabis e sull'eutanasia, anche con la questione dello speed, della firma digitale, che hanno avuto un grande successo di mobilitazione giovanile,
una raccolta di firme imponente, 1,7 milioni se non sbaglio di firme per uno dei due quesiti, ma l'altro era 1,5 milioni, raccolti in pochissimo tempo. È una risposta istituzionale drammatica. La Corte Costituzionale ha bocciato i quesiti dicendo che non avevano i requisiti per accedere al referendum. E sarebbe stato anzi molto interessante se poi ci fosse stato il voto di tutto il resto del mondo, di tutto l'intero corpo elettorale su referendum e su temi che erano stati imposti da un movimento tipicamente giovanile, così come tutta la questione ambientale, gli effetti del cambiamento climatico si muovono totalmente fuori dal sistema politico. Oggi è la giornata, oggi 22 febbraio, è la giornata in cui l'ambiente è stato inserito nella Costituzione, è successo esattamente un anno fa. E, diciamo, oggi ci sono anche una serie di manifestazioni da questo punto di vista. Ma è il tributo che la politica ufficiale con i suoi modi ha dato a una questione che invece per un'altra generazione è la questione centrale su cui ci si organizza in modo completamente parallelo, in modo completamente fuori da qualsiasi canale istituzionale e politico. E tre, la questione dei Ferragnez mi incuriosisce molto perché li vorrei associare a un personaggio antico della Prima Repubblica, che adesso dico una cosa che sembra una bestialità, forse lo è, ma il banchiere Enrico Cuccia, che era proprio la quintessenza del personaggio che non ha mai fatto un'intervista in vita sua, è apparso in televisione una sola volta perché un inviato di Striscia la Notizia cercava di fargli delle domande. Lui per 2 chilometri non rispose, non si voltò neppure. Quindi era proprio il personaggio mediaticamente più lontano che possa esistere da Fedez e Ferragni. Aveva però coniato uno slogan, cioè che le azioni si pesano e non si contano, che potrebbe essere il motto, lo slogan della persona influente. La persona influente ha delle opinioni o degli strumenti di potere che si pesano e non si contano. Gli influencer contano in quanto si pesano. Cioè, scusate, pesano in quanto si contano, il contrario, pesano in quanto si contano. Cioè si contano il numero di followers, di like, di interazioni e gli influencer diventano tali proprio perché contano e in quanto contano poi hanno un peso pubblico. E nel caso dei due personaggi di cui stiamo parlando, hanno capito che questa loro influenza deve essere poi portata sui palcoscenici più tradizionali, che sono per lo spettacolo certamente Sanremo, ma poi c'è il palcoscenico della politica. Proprio perché il palcoscenico della politica in questo momento è vuoto, può essere occupato da altre figure che io non credo che per ora faranno il passo poi successivo, il passo estremo. Cioè quello che ha fatto Beppe Grillo, cioè fanno una lista e si candidano alle elezioni per capirci, perché avvertono che in questo momento l'aria non è quella di contarsi, ma diciamo così, si contano sul digitale per poi avere un peso sui palcoscenici della tradizione, e questo è un percorso molto contemporaneo e molto interessante. Sì, assolutamente, anche se io aspetto il momento in cui Estetista Cinica farà la sua lista, visto che, insomma, non so, avrete visto in molti video ultimamente parla, mentre spiega i suoi prodotti o usa i suoi prodotti, parla anche di politica, un po' alla Ocasio-Cortez, che è il contrario, no? Politica che magari parla di politica mentre cucina e spiega anche cosa sta cucinando, no? Cioè, per questa ibridazione. È vero che sì, al momento probabilmente non è il momento di contarsi.
diciamo, sul voto politico, però vedere quanto si conta anche politicamente sicuramente sì. Manolo, prego, se hai... Sì, ma innanzitutto chiedo se gli studenti hanno, e le studentesse hanno qualche domanda o curiosità di qualsiasi tipo, che forse sarebbe anche più interessante sentire la loro voce. Avete qui insomma un giornalista importante che insomma, vi può dare sicuramente qualche spunto di riflessione. Qualsiasi tipo di intervento è apprezzabile. Mentre ci pensano, ok, pensateci, sarei insomma. No, la mia domanda è molto semplice. C'è molta attenzione alla comunicazione politica, c'è molta attenzione alla generazione Z, a Chiara Ferragni, Fedez, si fa appunto quella cosa che negli Stati Uniti si fa oramai da tanto tempo, cioè la corporate advocacy, per cui un brand, Chiara Ferragni e Fedez, non si dichiarano semplicemente a favore di temi come la sostenibilità ambientale o i diritti insomma, delle comunità LGBTQ, ma provano proprio a influenzare l'agenda politica. Ad esempio Zanna ha fatto tante dirette con Fedez e quindi questo è normale, parla giustamente alla generazione Z, che è quella più attenta a questo tipo di temi, quindi meno legata alle ideologie e alle appartenenze politiche, ed è anche forse la generazione che ha un sentimento più positivo verso il futuro e quindi è sicuramente meno legata invece al tipo di comunicazione politica che c'è nei talk show, che sono oramai una litigata continua e sono, a me, mio avviso, peggiorati, perché le formule che io ho visto recentemente dei talk show, penso ad esempio a un talk show molto valido come di martedì, sono 10 persone in un'arena dove gli si dà 5 minuti di spazio e sono fatte per la rissa, okay? Che non è cosa nuova, però mi sembra che sia peggiorata questo tipo di dinamica. I talk show, quindi loro, generazione Z non guarda i talk show, ma giustamente vanno su TikTok. La generazione che guarda i talk show sono appunto gli ultra cinquantenni, che sono ancora legati a quel tipo di comunicazione. A mio modo di vedere, la generazione che è rimasta un po' fuori, forse, è la mia, cioè quella degli quarantenni, che invece non stanno su TikTok, ci vanno poco, i talk show non li guardano tantissimo, sono un po' attenti ai temi sicuramente ambientali, eccetera, eccetera, ai diritti civili, però si sono anche confrontati con il mondo del lavoro. E siccome noi viviamo nel paese dove c'è stato il minor tasso di crescita in assoluto in tutta Europa dei salari, quindi forse loro sarebbero anche interessati a temi appunto come le tasse, il lavoro, eccetera, che invece vengono spesso tenuti fuori, o i temi di classe, che è una parola diventata quasi una parolaccia, e quindi secondo me la comunicazione politica a loro parla meno, e difatti sono loro quelli che i principali responsabili dell'astensionismo, sia a destra che a sinistra. Questa era la mia. Allora sì, sono d'accordo, infatti sono d'accordo sia sull'analisi dei talk, che è una formula che è stata certamente innovativa, ma 30 anni fa, di questi tempi nasceva in modo confuso e anche per certi versi drammatico, perché c'erano le inchieste della magistratura, il bipolarismo italiano, e quindi cominciavamo a vedere quello che non avevamo mai visto nella politica italiana, cioè i faccia a faccia tra i leader, i confronti, e quando non avevi il leader avevi il vice, il sottolider, e da lì in poi non ne siamo più usciti. Per cui oggi invece è soprattutto un genere ripetitivo, e al di là della rissa che si scatena continuamente, anche ieri sera ci sono state una buona misura di risse un po' di qua un po' di là, la sensazione di assistere allo spettacolo di wrestling, cioè un combattimento in realtà molto condizionato dal format, che è quello che di platee molto ampie, insomma, mi è capitato spesso di farne parte, quindi posso dire che a volte mi sono ritrovato
platee ampie dove stentavo a riconoscere io stesso le persone in cui ero seduto, soprattutto quando la pandemia ha buttato nell'arena altre tipologie, i vax contro i novax, i virologi, e poi addirittura quando si è cercato di formattizzare anche nell'ultimo anno filo putiniani contro filo ucraini o pacifisti contro bellicisti, con una proliferazione anche di figure che arrivano direttamente addirittura dai talk russi nelle trasmissioni italiane, con un mischione di generi incredibile che credo abbia portato poi a un qualche tipo di disaffezione. Quindi è vero poi quello che dici, cioè la questione delle generazioni di mezzo, poi ognuno di noi a seconda dell'età in cui si trova si sente in mezzo a qualcos'altro, quindi io sono un pochino più grande, però condivido diciamo lo stesso disagio, ma credo che in una situazione come quella italiana in cui il mondo della comunicazione e il mondo della politica si sono condizionati così tanto, come non ci sono paragoni, non abbiamo avuto paragoni nel resto, non abbiamo modelli di riferimento nel resto d'Europa. Anche quello che noi chiamiamo sinteticamente populismo, non ha una sfera paragonabile, perché se noi pensiamo che il populismo è un sistema in cui il leader fa direttamente riferimento al popolo, è chiaro che il media è il campo privilegiato per saltare le mediazioni, diciamo, istituzionali classiche come possono essere i parlamenti. Ma ripeto, noi abbiamo avuto un'identificazione di alcuni leader e di alcuni movimenti con questi strumenti. Quindi il nostro intreccio è molto più forte ed è molto difficile da slegarlo, molto difficile da scioglierlo. Credo che, ad esempio, sia uno dei temi non espliciti, non rivelati, del congresso del Partito Democratico, ad esempio, dove le stesse primarie sono in realtà un grande evento comunicativo. Certamente si fanno per scegliere un leader, un segretario, ma si fanno anche per comunicare che ci sono milioni o migliaia di persone che si mettono in fila una domenica davanti a un gazebo. Quindi è una grande operazione comunicativa. Se, come sta avvenendo in questo caso, l'operazione comunicativa poggia nel vuoto, cioè non si sa bene cosa comunicare e non ha neanche una ricaduta politica così importante da far capire anche a chi non va lì a fare la fila davanti al gazebo che comunque lì avviene qualcosa, è chiaro che diventa un boomerang. Cioè, invece di comunicare un momento importante, comunichi una distanza, comunichi un vuoto, e questa è la trappola comunicativa, credo. Quindi, per evitare di essere afferrati dal vuoto, dovresti riempirlo dei mitologici contenuti. È stata detta la parola ambiente, è stata detta la parola lavoro, però il problema è che quando si elencano questi contenuti, poi servono delle figure, delle leadership, delle figure che sanno fare una sintesi politica di questi contenuti e sanno anche comunicarla. E in questo momento questi due ingredienti mi sembra che manchino. Poi
Poi naturalmente c'è un punto, c'è un tema anche che vorrei mettere sul tavolo, cioè c'è una figura vincente in questo momento che si chiama Giorgia Meloni, che è anche una figura comunicativa, ma è anche una figura classica. Cioè Giorgia Meloni è un punto di congiunzione tra una militante antica, una che dice mi sono iscritta al fronte della gioventù, al movimento giovanile, al movimento sociale italiano, il giorno dopo che hanno ucciso Paolo Borsellino, avevo 16 anni e sono entrata in una sezione di partito. E se dovessi chiedere di alzare la mano quanti sono entrati in una sezione di partito, credo sarebbero molti meno anche di quelli che usano Twitter. Ma negli ultimi anni certamente ha utilizzato mezzi di comunicazione che le hanno consentito di essere non solo una figura antica di professionista della politica, ma anche una figura che sfondava sulla comunicazione, ad esempio col famoso Io sono Giorgia, che era poi diventato un rap in cui la si voleva attaccare e lei è riuscita a utilizzare invece come un veicolo di popolarità. Però la sua trasformazione in presidente del Consiglio in seguito alla vittoria elettorale consegna la sua leadership all'esigenza di parlare di super bonus, di accise della benzina, di armi all'Ucraina, di balneari. Cioè di tutto quello che fa parte di un catalogo di governo in cui si passa da un'emergenza all'altra, che lascia pochissimo spazio alle invenzioni comunicative. E questo credo che sia lo stallo di cui parlavo prima. Cioè, di fatto noi abbiamo per la prima volta dopo 12-13 anni alla guida del governo una figura che viene dalla politica tradizionale, che ha usato i mezzi di comunicazione per crescere nel consenso e che ora si trova a governare con le leve tradizionali, scontri parlamentari, emendamenti, provvedimenti fatti male da riscrivere, tavoli con le categorie come quelli di questi giorni sul superbonus. E tutto questo in un paese abituato invece a un altro tipo negli ultimi 10 anni a un altro tipo di comunicazione e di politica, provoca certamente un senso di smarrimento. Allora, o questo poi stabilisce un nuovo ordine, e sarà un nuovo ordine politico e anche un nuovo ordine comunicativo, oppure è solo una puntata è un'altra puntata del romanzone, del fogliettone, e quindi vedremo le prossime puntate in cui può inserirsi chiunque, certamente, perché i punti di partenza restano gli stessi, il sistema è scalabile, la comunicazione continua a essere la leva privilegiata nell'assenza di altre mediazioni con cui si può trasformare un consenso comunicativo anche in un consenso politico. E quindi è vero che qualsiasi strada è aperta, cioè noi non possiamo affatto escludere che qualche influencer diventi anche un politico, così come non possiamo escludere che ci siano delle organizzazioni giovanili che lasciano completamente il momento politico, elettorale, istituzionale e partecipano alla vita del paese con altri mezzi completamente diversi da quelli che noi abbiamo conosciuto. A proposito di giovani, abbiamo una domanda qua, quindi se vieni qua ti vedi anche in video, così vedi lì, o più in qua. Salve. Buongiorno. Dunque, io volevo domandare, diciamo, che tipo di influenza stanno avendo le diverse strategie comunicative di due leader come Zelensky e Putin sulla guerra in Ucraina. Noi abbiamo a confronto non solo due paesi, ma due uomini diversissimi per modo di comunicare, per modo di porsi, no? E Zelensky, prima di diventare presidente, era un attore.
Quindi è un uomo che parte da una solida preparazione nella comunicazione. Io l'ho osservato, ho notato ad esempio che fin dal primo giorno della guerra lui ha cominciato a comparire in pubblico non più in giacca e cravatta, ma con una maglietta militare, si è fatto crescere la barba, cioè è riuscito a creare con la sua comunicazione una aura quasi eroica che lo circonda. Mentre invece dall'altra parte abbiamo Putin che continua a comportarsi sempre come un autocrate, quindi quello che volevo sapere era che ruolo ha avuto, diciamo, soprattutto la comunicazione di Zelensky nell'ottenere il supporto dell'Europa e come ha contribuito alla causa dell'Ucraina. Grazie, è un ruolo fondamentale, come dicevo all'inizio, con due modelli comunicativi opposti, che impersonificano quello che Zelensky qualche giorno fa ha detto a Bruxelles, se non sbaglio, Davide sconfiggerà Golia, ed è un archetipo antico. Putin è costretto a essere Golia anche perché agli occhi del popolo russo deve impersonificare la nostalgia imperiale. Questo è molto importante nella vita della Russia, dallo zar all'Unione Sovietica, il destino imperiale della Russia, che si incarna in una figura di leadership. Qualcuno dice che fa parte integrante, è una parte fondamentale dell'essere russo, dello spirito russo, la vocazione imperiale, Mosca come la terza Roma e così via. E quindi la sua comunicazione deve essere conseguente, sono scenari sempre più mastodontici, la manifestazione del 7 maggio per celebrare la vittoria dell'Unione Sovietica nel conflitto mondiale, il discorso di ieri all'Assemblea nazionale russa, i colloqui che hanno preceduto l'invasione in Ucraina con il famoso tavolo allungato che girava sui social, sono spazi, Putin si muove in spazi interni, un interno Cremlino che è maestoso e profondo come la vastità del paese che governa, mentre Zelensky, che ha veramente una biografia unica, perché è un attore comico che ha fatto una serie su un presidente che si ritrova a essere presidente nel momento più drammatico, e certamente la sua personalità ha spostato, cioè non soltanto un anno fa in queste ore si diceva se la Russia invade l'Ucraina cederà in poche ore e poi vedremo Putin cosa fa, non soltanto l'Ucraina non ha ceduto, ma in questo non cedimento la comunicazione mondiale di Zelensky è stata fondamentale fino al tentativo o alla tentazione, credo anche su se stesso, di trasformarsi in un personaggio pop come le copertine di Vogue di quest'estate con sua moglie o altri momenti, e pensate anche a tutto quello che è girato sulla sua partecipazione o meno al Festival di Sanremo. Quindi non si può fare a meno, questa è certamente una variante rispetto al XIX e XX secolo, quando i personaggi della politica mondiale, l'imperatore, lo zar, il Kaiser, erano figure assolutamente inesistenti sul piano comunicativo, mentre oggi il palcoscenico mondiale porta a dover esserci anche alla presenza fisica, quello che è successo ieri e l'altro ieri con Biden e forma minore con Meloni, sono tutti eventi
comunicativi, perché la comunicazione tra i leader per decidere, ad esempio, che tipo di aiuti militari in questo momento l'Ucraina richiede, si potrebbero fare con forme molto più sicure. In fondo, noi stiamo parlando in questo momento a distanza, vedo che si sta pure esaurendo la batteria, ma adesso cioè, provvedo subito. Ma il fatto invece di andare fisicamente spostando risorse economiche ingenti per garantire la sicurezza di chi si sposta, altro non è che un fatto comunicativo. Cioè, noi vogliamo far, Biden vuol far vedere al mondo che lui è andato lì. I tre leader che hanno preso il treno, Scholz, Macron e Draghi, quest'estate, anche dal punto di vista scenografico, diciamolo pure, hanno fatto un'operazione comunicativa, non solo di vicinanza fisica, ma anche di far vedere al mondo che non avevano paura di andare lì con un mezzo antico come il treno. Ecco qua. Marco, allora, il tempo che avevamo immaginato per la nostra conversazione si è esaurito, credo che ti possiamo ringraziare per il quadro che hai fatto, perché è uno scenario, diciamo, che sicuramente ci aiuta molto a introdurre diversi tipi di temi e spero che sia stato utile, per gli studenti e le studentesse, come è stato sicuramente per me e Manolo. Noi ci vediamo sabato a Scenari, e quindi insomma rimandiamo lì il resto delle conversazioni. Ti ringraziamo ancora a nome di tutta l'Università di Urbino. Grazie. Fammi anche ringraziare la squadra tecnica che ha montato la diretta streaming in un quarto d'ora in aula, perché se non avessimo loro in università non sapremmo come fare. Quindi grazie a tutti. Ciao Marco, è stato un piacere. Ci vediamo sabato. Ciao, ciao, ciao.